Allora ragazzi, benvenuti al nuovo capitolo, minore armonica oggi senza basso, che vorrei un attimo spiegarvi in modo più semplice possibile, come sempre, come si costruisce, come si armonizza la scala minore armonica, cos'è la scala minore armonica. Tralascio un po' di storia, di teoria per arrivare prima al dunque, tanto trovate tutto come sempre nel PDF. La scala minore armonica è ovviamente la scala minore naturale con la settima maggiore, e questo perché molto spesso, diciamo, nella musica classica, comunque già in antichità sentiva il bisogno della sensibile, diciamo, la settima che risolvesse sull'ottava. Tralascio appunto troppi dettagli che potrebbero confondervi e passo subito a vedere com'è composta e faccio una manovra. Eccoci qui, vi ho fatto uno schema che ora vi spiego. Allora, innanzitutto queste sono le note della scala minore armonica di Do. Quindi abbiamo la tonica, Do, Re, seconda maggiore, Mi bemolle, terza minore, il Fa, la quarta giusta, il Sol, la quinta giusta, La bemolle, sesta minore e il Si, la settima maggiore. Quindi come si costruiscono gli accordi? Gli accordi sono tutti successioni di terze. Quindi se noi prendiamo tre intervalli di terza di queste note qui, si costruisce, se partiamo dal Do, si costruisce la prima triade, che è questa: Do, Mi bemolle, la terza, infatti, e Sol, che è la terza di Mi bemolle. E questa è la triade semplicemente minore, infatti sul primo grado abbiamo la triade minore. Se aggiungiamo un'altra triade, scusate, un altro intervallo di terza al sol, abbiamo un si naturale e quindi una terza maggiore, e di conseguenza il nostro accordo sul primo grado è una quadriade così chiamata Do minore major 7. Quindi questo è il primo accordo che non avevamo ancora scoperto, scopriamo ora di vitale importanza. E quindi abbiamo tonica, terza minore, quinta e settima maggiore. Qui sotto trovate le altre note, aggiungendo sempre una terza all'ultima nota del precedente accordo. Quindi avremo un accordo a 5 voci, 6 voci e 7 voci. Sul secondo grado, quindi io parto dal Re, prendo la prima, la terza e la quinta partendo dal Re, quindi Re, Fa, La bemolle, questa è una triade e minore, scusate, diminuita. La triade diminuita, quindi sul secondo grado, e aggiungendo un'altra terza avrò appunto il Do, che è la settima minore di Re, e quindi, come vedete qui, la quadriade sul secondo grado è un semi diminuito, un Re minore settima bemolle quinta, che ovviamente si può scrivere anche col pallino, col cerchietto. Qui lo stesso discorso di prima, si aggiunge sempre una terza all'ultima nota, quindi se aggiungo un Mi bemolle a Do avrò l'accordo semidiminuito con la nona bemolle, ma questi sono un po' difficili da trovare, quindi ci fermiamo alla quadriade. Sul terzo grado, quindi riparto, vado a vedere le mie note, avrò Mi bemolle, la terza Sol e la terza Sol Si, quindi avrò appunto una triade aumentata. Aumentata perché Mi bemolle, Sol è la terza maggiore, Si è un'altra terza maggiore, quindi automaticamente il Si è la quinta diesis di Mi bemolle e ci dà la triade aumentata. Quindi anche questa
diciamo, prima novità che non abbiamo nella scala maggiore. Se a questa triade aggiungiamo un altro intervallo di terza, quindi se al Si aggiungiamo una terza della scala di Do minore armonica, abbiamo il Re, e quindi sul terzo grado avremo questo bel accordino che non si trova quasi mai, perché Mi bemolle, Major 7, diesis quinta, cioè la triade aumentata con la settima maggiore, per farla breve. Stesso discorso di prima per 5, 6, 7 voci dell'accordo. Il quarto grado abbiamo Fa, La bemolle, Do per la triade, quindi abbiamo Fa minore, quindi il quarto grado è minore, quindi pari pari alla minore naturale. La quadriade è Fa minore settima, che abbiamo in Mi bemolle. E la particolarità di questa scala è la quarta aumentata, quindi è una scala dorica, uguale alla scala dorica, però con il quarto grado aumentato. Il quinto grado più importante della scala minore armonica, quello che dicevo, viene sempre preso in prestito, diciamo, nelle tonalità minore, appunto per l'accordo di dominante che non abbiamo nella tonalità minore naturale, è appunto una triade maggiore, ovviamente Sol, Si, Re, e una triade maggiore più la settima minore se aggiungiamo una terza al Re, quindi Fa naturale, ci viene Sol settima. La caratteristica però ancora più importante, quindi una nuova scoperta di questo accordo, è se aggiungiamo la nona, che è bemolle, quindi abbiamo il sol settima bemolle nona. Questo accordo, insieme a sol settima bemolle nona bemolle 13, è molto usato nella cadenza del 251 minore, che sarebbe praticamente in do, Re semidiminuito, Sol settima, appunto, spesso bemolle nona, bemolle 13, l'accordo è proprio preso da questa scala, e Do minore, volte Major seme sul primo grado, o Do minore semplicemente. Il sesto grado è quello che poi dei prossimi moduli andiamo a vedere. Come mai mi interessa così tanto? Per ora mi limito a dirvi che si chiama Lidio seconda aumentata. Mi sono dimenticato di dirvi che questa si chiama Frigio maggiore oppure Frigio dominante. Il sesto, dicevo, La bemolle Lidio seconda aumentata o diesis nona, chiamatela un po' come vi pare. Abbiamo la triade maggiore, quindi La bemolle Do Mi bemolle. La quadriade, se aggiungiamo una terza al nostro Mi bemolle, abbiamo Sol, quindi La bemolle Major seme, e ovviamente però la nota che il grado che ci interessa di più di questo accordo lidio è la diesis nona, che lo differenzia appunto dall'accordo classico lidio, che ha sulla quarta aumentata, quindi quarta aumentata e nona aumentata. E poi sul settimo, scala che io non ho mai capito in realtà come si chiama, però è sempre chiamata super lorea diminuita, è molto molto particolare, e diciamo che non ci interessa che la quadriade è un si settima, un si diminuito settima, scusate. E detto questo, mi sembra che si può chiamare anche scala diminuita o altro, che ora sinceramente non approfondisco più di tanto. Qui ho messo le conclusioni, quindi se armonizziamo la scala minore armonica, abbiamo sul primo grado una triade minore, un accordo minore Major 7, sul secondo la triade diminuita, un accordo minore settima bemolle quinta, ovvero diminuito, sul terzo grado una triade aumentata, l'accordo Major 7 diesis quinta, sul quarto grado la triade minore, l'accordo minore settima, quinto grado, triade maggiore, accordo settima, bemolle nona o anche bemolle 13.
Sesto grado, triade maggiore, accordo major 7, diesis nona come abbiamo visto prima, e settimo grado, la triade diminuita e l'accordo diminuito settimo. Allora, per ora mi fermo qui, sono tante informazioni, vi ho fatto esempio in do, però vale per ogni tonalità possibile, quindi... Intanto abbiamo visto come si armonizza una scala, soprattutto come si armonizza questa scala, che accordi ci dà, che triadi ci dà, e quindi ci ha fatto scoprire già diversi elementi che la scala maggiore non ci dà. Prossimo modulo andiamo a vedere, a sentire la sonorità che ha questa scala così particolare. Dopodiché andiamo anche a mettere in pratica per vedere dove usarla, come usarla e quali sono i piccoli trucchetti, diciamo così, per le successioni armoniche, diciamo particolari, successioni armoniche particolari dove possiamo utilizzare con qualche piccolo trucchetto appunto questa meravigliosa scala. Forse una delle più belle in assoluto. Quindi vi aspetto assolutamente al prossimo modulo. Per ora è tutto. Buono studio e al prossimo video.